buongiorno. Tra un attimo andiamo in diretta. Già lo siamo. Andiamo a vedere quello che facciamo oggi. C'è nessuno? Ah, buongiorno Alberto. Un attimo che entro, un attimo solo. Un secondo Alberto. Che ne pensi del Discord? Del Discord nuovo? A proposito, ci stai? Allora, entriamo. Ok, stavo lavorando su questo soggetto. Ma dico, ci sei nel Discord? Ciao Andrea, buongiorno. Chiedevo ad Alberto che ne pensa del Discord nuovo, del server nuovo e se c'è. Perché allora, come si chiamava quel coso? Non mi ricordo. L'osservatore era, no? Continuiamo lui. Stavo. Ci sei? Nel Discord, ok. Ma allora, dove eravamo rimasti qui? Qui. Qui. Andrea, tu che ne pensi di quel canale, di quel server? Bella gente là dentro, eh? Allora, beh dai, nomi come Danilo Cartacci, come Daniele Angelozzi, come Fabio Naschina Fiorenza, come Dario Barbera, poi chi c'è non mi ricordo, insomma, Lorenzo Evangelista, tutta gente straforte, eh? E poi ci sono anche altre persone, il più scravoso io, no, e beh, guarda che con loro che impari a fare belle storie, belle cose, i giganti, sì. Beh, io ho sempre pensato che se bisogna fare una cosa bisogna farla in un certo modo. E quindi ho subito sparato col cannone, insomma. Allora, prima c'era pure Alberto, adesso ci siamo solo io e te. Vabbè, Alberto andato da qualche altra parte. Allora, intanto, vabbè, ma veniamo a questo che stiamo, cioè al soggettino che stiamo facendo qui. Io adesso mi vado. Ah, ci sei? Ah, no, perché una volta mi dava uno, poi ecco, adesso tutti insieme tre. Ok. Ok, chi è che scrive? Scusate un attimo. Mamma mia, scusate, un attimo solo, che devo rispondere perché.
Scusate. Questo personaggio ha un dito nel culo, non quello che sto facendo, quello che scrive. Allora, andiamoci a creare. Io solitamente parto sempre da una sfera Dynamesh. Stavolta mi serve il dinosauro per vedere come dovrà essere posizionato. Come te l'ho chiamato l'altra sera, come te l'ho chiamato il matto di collegno, Andrè. A me vengono così, eh. Dublichiamo un'altra sfera. Un'altra sfera Dynamesh. Ce la andiamo a mettere qui, dove ci saranno le chiappe. La giriamo avverso perché lui è mamma mia, mamma mia, gli vanno i carabinieri a questo io. Scusate, scusate. Che poi a me queste cose mi fanno perdere pure il filo, vabbè. Allora, grosso modo ho posizionato, ma grosso modo, non gli rispondo più. E se c'è modo di silenziarlo, non lo so. Posizionato praticamente torso e bacino. Adesso andiamo a mettere praticamente là dove dovranno essere le gambe. Mi prendo una delle mie IMM. Una volta caricata un IMM, Andrea, lo sai, no? Rimane sulla mesh finché non la separiamo. Non so se l'ho detto altre volte, quindi split to similar part, rimane la mesh. Scrolliamo per togliere la maschera e la facciamo diventare una Dynamesh, anzi, perché in questo momento. Sì, l'hai detto, insomma, è l'età. In questo momento Azire Mesh, cioè, diciamo, non è una primitiva, però come quasi se lo fosse. Allora, noi intanto la Azire Meshiamo, ok? E mi sta bene così. Poi mettiamo il puntatore. 3 in linea mi dà. Un Alberto, un Andrea, il terzo non sono io perché ho disattivato la mia visibilità. Ecco, cominciamo a spostarla. Per cominciare duplichiamola perché io duplico sempre. Cominciamo a spostarla laddove deve andare. Poi vediamo se è troppo girato. O sta ruotando troppo. Come vi piace sto pezzo? Vi piace?
Come sapete, io con l'anatomia. Grazie Alberto. Ovviamente non come sta avvenendo perché è ancora in fase embrionale. Per me l'anatomia è fondamentale, quindi duplico ancora. E faccio la gamba leggermente piegata, ovviamente verso il dinosauro. Qui non ho un manichino di riferimento, non mi interessa averlo. Faccio prima l'anatomia e poi eventualmente faccio la sella. Vado a prendere quella che ho duplicato, la duplico di nuovo. E me la porto dall'altra parte, stavolta guardandolo dall'alto, in modo tale qui può andare bene e anche così come è messa. Questa tira così, questa tira così, deve scendere un po' di più sull'asse qui, devo allargare qui dopo. Tanto dobbiamo modellare sta sfera, anzi diamogli un po' già una forma, cominciamo a schiacciarla in modo tale che cominciamo a dargli una forma di chiappe. Ok. Andrea, ci sei ancora? Se ci sei, com'è andata poi per l'orecchio di quel soggetto? Duplico ancora. Qui la pieghiamo in questo modo. Perché ti ho già chiesto com'è andata il. L'ho piegato e messo in posa. Hai seguito il consiglio mio o. Eh sì, dopo magari fammi vedere una foto così. No, per curiosità mia, perché. Proprio forte quel pezzo, guarda. Troppo lunga. Troppo lunga qui. E la teniamo indietro. Bene. Mi prendo questa. Buongiorno Luigi. Questa no, questa non la duplico. Allora, non ricordavo che era in Dynamesh, quindi ho potuto usare il Move e i pennelli. Che intendi? Intanto mi fondo queste due, così poi non mi confondo. Andiamo a vedere qui. Questa e questa. Ok, fondo anche queste due. In modo tale che ho le due gambe, mi prendo questa. Allora, per fare la piega e il bordo cartucciato dell'orecchio. Sì, ok, però non ho capito che intendi, come lo hai sistemato poi, intendo io. Per fare la piega e il bordo accartocciato dell'orecchio. Intendi dire praticamente hai fatto, cioè hai lavorato con il Dynamesh? Non hai fatto più l'estrazione? Per crearti il.
poi un retopology? No, era ancora strecciato, schecciato, ok. Sì, d'accordo, ma poi l'hai finito? Dallo sketch sei passato diciamo al subtool finito? Ok, ancora no. Vabbè, poi magari finisco tutto e poi li metto insieme. Cioè, li lavori a parte così come sto lavorando io su questi di Subtool, no? Dico bene? No, ovvio. Allora, andiamoci a impostare. Impostare quello che deve essere il piede. Allora io ne faccio uno perché questa è una sola particolare, una suola particolare molto carina, simpatica e divertente, grossa quasi quanto tutta la faccia. E tant'è vero che molto probabilmente io, da quello che vedo, da quello che sta uscendo, il dorso è molto grande. Retropollici tutti i pezzi insieme dopo che ho finito la fase di sketch. Quindi fondi tutto. Allora, innanzitutto ingrandiamo il piede. Ok. E andiamocelo a sketchare. Ma intendo proprio come fasi di lavoro. Sì, è ovvio. Beh, fai un po' come faccio io anche, no? Fai praticamente gli sketch. Io adesso vado abbastanza lentamente, no? In questo caso, però. Infatti, sì. Vado molto lentamente proprio perché. Oggi è sabato, mi voglio un attimo riposare. Infatti sto preparando anche i vestiti. Ecco, bravo, bravo. Falli sempre a parte. Falli sempre a parte. E sì, ordino i file uno sopra uno sopra. Però il consiglio mio è farli a parte. Allora, visto che la scarpa non si vede sopra, sistemiamo come ci pare a noi altri, a me. Pulisco tutto. Sì, io non lo faccio il retopology, non lo faccio perché è inutile per me, per me. Poi magari se mi sente Daniele dice che dici, lo devi fare. Adesso sicuramente metterà, a parte che i lavori suoi li conosciamo un po' tutti, no? E metterà anche sul Discord pezzi suoi. Comunque sembra uno stivaletti di che parli di questo qui. Saranno sicuramente stivaletti senza meno. Però io prima mi devo fare sì, sicuramente sono stivaletti. Però io prima mi devo fare la scarpa, no? Poi dopo me lo fondo, me lo unisco insieme qua, anzi la scarpa praticamente me la porto di là. Non lo vedo bene nemmeno io, il problema è quello, quindi devo andare un attimo a sensazione e già vedo che la testa in base al busto sta troppo in alto, per cui in questo caso mi vado a fondere tutto e me l'abbasso, no? Sempre tenendolo separato comunque. Quindi fondiamo i baffi, fondiamo la barba. Questo che è? Ah, questo è l'accetto. Questo dovrebbe essere il cappuccio. Quindi fondiamo
sfondiamolo. Questo che robè? Ah, questa è la cosa degli occhiali. E questi dovrebbero essere gli... Ah, questi sono gli occhialetti. Ok. Adesso andiamo ad abbassarla sul busto, sul dorso, qui. Allora, vai, lo riporto il mod, esatto. Il mod del personaggio è fondamentale per me perché allora io per quanto riusciamo a vederlo, no? Per quanto riusciamo a vederlo, lo copiamo o quantomeno ci proviamo. Però, oh, quello che non si vede è un vento, eh. Non è che me ne nessuno, francamente. Allora, vediamo un attimino, rimettiamo sto piede. Dove sta il piede? Sta qui. Andiamo ad attivarlo. Dai, su questo salvataggio. Sì, diciamo che come grandezza adesso il piede ci può stare, più o meno, eh. Oh, se vedete qualcosa che non vi convince, io accetto critiche. Stringiamo. Sì, alle brutte io di solito quando non vedo cerco reference di un altro stivale simile. Vabbè, tanto gli stivali più o meno sono un po'. Stiamo facendo un fantasy, per cui posso fare o uno stivale staccavalcando, per cui faccio uno stivale da cavallerizza oppure magari uno stivale tipo corsaro. L'idea è quella, no? Certo, non faccio. Oppure uno stivaletto da elfo, visto che è elfo. Allora là sì, mi vado a cercare la reference, naturalmente, e in modo da non uscire dal personaggio. Ah, per quanto riguarda invece il dinosauro. Ma tu hai delle librerie di accessori da utilizzare? Accessori che intendi per accessori di ZBrush? Perché se intendi quelli, qualcosa ho, però preferisco farli tipo ti fai uno stivale. C'è, tante volte sì. Sì. Dipende poi, e poi magari eccolo, lo modifico in una camicia. No, allora, no, gli indumenti no, la camicia, eccetera, no, quelli li faccio sul momento. Per esempio, scarpe, fucili, cioè armi, per quanto riguarda lo storico, per quanto riguarda scarpe. Quant'altro, com'è nel caso specifico stivale, eccetera. Sì, perché, però me li faccio io, non me li vado a cercare in giro per web. Qualcuno lo fa. No, a me no, a me piace modellarmi le cose. E me li faccio poi volta in volta all'occorrenza praticamente me li modifico. A sto punto facciamo lo stivale. Allora, cambiamo la maschera. Lo stivale, facciamo la scarpa, gli diamo il tacco, gli diamo la suola. Per fare questo, tanti vanno a scavare. Vediamo un po' se mi conviene non scavarlo. Vediamo. Me lo maschero al contrario. Hai visto ad esempio il come si chiama il pezzo che sto facendo, no? Quello del diciamo del come cazzo si chiama?
quello che ho messo sul Discord, il giullare matto, no? Ecco, quello là, la reference la conosci perché l'ho fatta vedere. Però quello io lo sto modellando pezzo pezzo. E lì non sto prendendo assolutamente nulla di già fatto, proprio perché è un soggetto che a me piace tantissimo. Allora adesso riduciamo e andiamo a togliere. Riduciamo, andiamo a togliere. Così. Qui sono costretto a chiamare il Dynamesh. Diamo una pulita e cominciamo a lavorarci. La suola già c'è. Adesso faccio un attimo questo, poi ti faccio vedere quello che su quel pezzo. Considera che su quel Discord sono già entrati. Non lo dovrei nemmeno dire, però. Due, allora ieri, eccetto quello è totalmente imposta, non ti infatti anche vedi, io non lavoro mai, io lavoro sempre in posa, o quasi sempre, io non mi piace lavorare in simmetria, assolutamente, no, no, io odio lavorare in simmetria, non mi diverto proprio. E allora mi metto praticamente già il soggetto in posa, così come questo, eh? Allora, forse non ci siamo capiti, te devi, per questo a me, per fare un soggetto fatto bene, le live su YouTube, non lo so, questa non lo so se la metto su YouTube, probabile Luigi, non lo so, vediamo quanto ci stiamo stamattina, perché sono già le 11. Dicevo, su quel Discord già sono entrati ieri come si chiamano? Due collezionisti americani. Perché poi il Discord, da quello che ho capito, perché ho parlato anche con chi lo usa proprio per lavoro, eh? Discord è nato per, mi hanno detto, per gruppi di videogiochi, cose del genere, però poi dopo è diventato talmente virale come server, che praticamente si usa anche per lavorare, cioè per lavoro. Sicché sono entrati i collezionisti, già stanno guardando dei lavori, a me già mi hanno contattato. Sì, potrebbe essere un'occasione per incontrare domande offerta. Così la vedo, esattamente, io l'ho fatta apposta perché poi mi sono informato stando sul Discord di Pittart, ho visto che si possono fare determinate cose che magari con i vecchi forum non potevi. I forum una volta erano sì, punto di aggregazione, per carità, tutte le belle storie, tutte le belle cose, però tante volte. Ciao Luigi, ciao. Se la metto su Twitch, sì, su YouTube, magari te la vedi là la live. Diventavano un puttanaio, come si chiamano, i forum. Cioè, gente che litigava, gente che. Qui non ce n'è bisogno di fare questo, perché ognuno presenta il suo, poi sì, viene commentato anche da chi c'è dentro, no? Dagli utenti che stanno nel Discord stesso. Però cerchiamo sempre di mostrare poi la differenza del forum. Anche
la potenza dei messaggi istantanei, esatto, eppure lì dentro puoi fare, e infatti puoi fare anche le live lì. Il bello è anche quello del Discord, puoi fare corsi, ne parlavo vabbè, senza dire con chi, si possono fare corsi privati anche, sia di pittura che di scultura. Ovviamente basta che mi si chiede, sono io l'amministratore, io apro la sezione e lo metto privato e là dentro ci vanno praticamente in live, eccetera. Devo ancora studiarla un po' bene, cioè un po', diciamo bene la situazione. Però è una figata sto Discord. Aumento il Dynamesh. Allora, aumento il Dynamesh perché vado a crearmi adesso, mi vado a creare la suola. Sì, la suola. Sì, la suola. L'avevo detto bene. Perché la suola è a Roma. Siamo in tre. Quindi siamo io, Alberto, Andrea e qualcuno che non si presenta mai. No, io molte scuole lo usano per fare video lezioni, addirittura Discord. A questo vedi. E sì, perché fondamentalmente se puoi creare una community tra appassionati di un genere o qualsiasi cosa, magari che sia il videogioco, musica, nel caso specifico, modellismo e quant'altro, puoi fare anche, certo, video lezioni o cose del genere, magari anche per scuole. E sono in molti server gratuiti dove fanno workshop. Ma workshop intende di pittura, scultura, eccetera? Perché il workshop è molto generalizzata come cosa. Io so che qualcuno, ripeto, scultura, texturing e rendering. Ah. Beh, il rendering, sì, mi ci sto approcciando. Ah, sì, te l'avevo detto. E mi sono scaricato, però non l'ho installato ancora. E dove sta? Te lo faccio vedere. Luxion. È Luxion? O no? Fammi vedere. No, CapShot. CapShot, sì, me l'ha consigliato Roberta Fontana. E mi ha detto prova lui. Lei ovviamente non usa fare rendering così, come non, cioè lei li fa per gioielleria, però dice prova, lo fammi sapere. Lì però lì ti devo contattare perché mi servirebbe una mano. O magari dico di che. No, al contrario, che fai? Devi ingrandire la scarpa, non la suola. Che il programma? Quel programma là? Perché è fighissimo, ti fa dei rendering gagliardissimi. Mi ha ammazzato, vedi, quando fai cose senza capoccia. Non avevo mascherato qua sotto. Però, niente, dopo magari ti spiego qual è il mio problema. Sì,
stato più semplice, allora, più semplice installare Marmo 7 che consigliava Daniela, ma ancora non sono riuscito ad usarlo. Marmo 7, senti, dopo me lo mandi su WhatsApp, il nome, perché io tanto già me lo so scordato se non leggo, eh. Così vado un attimo a dargli un'occhiata, perché se lo dice Daniele, allora fermi tutti. Fermi tutti a quel punto. Ci staranno dei tutorial, no? Su come, quantomeno sull'interfaccia, su come approcciarsi, come cominciare a lavorarci, no? Mamma mia, quando c'ho il solo attivato. Allora, lui i rendering li fa lì perché prende il modello da ZBrush, da paura, e carica anche il PolyPaint di ZBrush. Infatti io faccio il PolyPaint, io lavoro solo in PolyPaint, male, perché chiaramente non sono abbastanza pigro per metterci, insomma, non, però per quel poco. Magari con un buon rendering, magari viene una cosa abbastanza accettabile, soprattutto il polypaint, no? Quello intendo. Allora, io intanto la sistemo al grosso, poi. Poi da piede a piede. Andiamo a modificare se c'è bisogno. Allora, qui la scarpa solitamente è più schiacciata, qui è più alta. Così, vedi, io ci perdo tempo. E poi chi ti fa cambiare le cose quando hai finito, eh? Mamma mia, Carmine, guarda. Tante volte ti fanno passare la voglia. Dicevo, meglio andare a far manuale. Riguardo invece l'altro. Io lavoro come grafico, ne so qualche. Beh, lavoro tuo è un lavoro gagliardissimo, no? Poi il lavoro di un grafico è molto più complesso perché, sai che mi interessava sapere a me, per farmi delle referenze io, esiste, e lo usa anche Elisa? In intelligenza artificiale adesso ne stanno parlando in parecchi di questa cosa, che tu ti puoi creare la reference, eccetera, ma dove la che min che è una città che sarebbe un software che un software praticamente che ti crea, cioè con cui riesci a farti una tua reference. Sì, è il nome dell'IA, avevo capito. E mandami pure questo su coso, così almeno lo cerco. E lì magari ti rompo le palle. Funziona tramite Discord. Ma dai. Con un abbonamento, non fa niente. Però se io riesco a crearmi delle reference mie, così come mi ha fatto Elisa con il Barba Blu, così come ha fatto Elisa con la moglie di Barba Blu, allora io sono stracontento. Anche perché lì riuscirei a crearmi
a crearmi tutte quante le angolazioni. Non come in questo caso, che sì, la reference ce l'ho, ma purtroppo non ho le varie viste. C'è mezzo mondo davanti. C'è una scarpa un po' sbarazzina. Fammi il favore, mandami il nome di questi programmi, sia quello che ti ha dato Daniele, adesso se stai col cellulare, magari dopo, oppure te lo chiedo io, il nome dei due software, sia quello per il rendering che questo per l'intelligenza artificiale. L'amoramento dove lo fai? Su Discord, lo devi fare su Discord o direttamente dal programma? Ok. Per ora mi sta bene così. Io ho generato un cavaliere dell'Apocalisse da scolpire. Allora, qua ti spoilerò qualcosa. Il cavaliere dell'Apocalisse, li sto facendo tutti e quattro io. La prima che ho fatto è Pestilenza. Ovviamente ho iniziato a fare guerra. Poi ci sarà generato un cavaliere e poi ci saranno gli altri due, quindi praticamente Pestilenza, guerra. Ti ho girato tutto, ok, grazie, ho sentito che arrivava il messaggio. Pestilenza, guerra, carestia e morte. Ma là il bello è bello, insomma, se uno crede a ste cazzate, cioè a ste cose, dice mica tanto bello. Sì, ma il bello della vita è che. Certo, non l'avremo mai, ma allora io praticamente ho preso delle reference, ho preso delle, ma no, ma io te lo dico perché, no, per carità, no, tanto se lo fai tu, faccio io, come detto, effettivamente cambia completamente, cambia perché ti crei la reference, eccetera, il soggetto proprio, tanto quelli quattro so, è che. Chiunque voglia fa il discorso è che i cavalieri dell'Apocalisse non solo erano i quattro cavalieri dell'Apocalisse, ma erano praticamente ogni cavaliere aveva sette sigilli, almeno così dice la Bibbia, no? E là puoi giocare anche su quelli, è ovvio che verrebbero un mare di personaggi. Però magari se c'è un collezionista particolare che gli piacerebbe averli, un collezionista, io dico collezionista, ma può essere chiunque, può giocare molto sul discorso prenditeli tutti. Quello è, no? E lì entriamo in un altro ambito. Vabbè, quelli non hanno diritti d'autore. Ecco qua, posizionate anche i piedi. Ora vediamo un attimo se le gambe possono andare bene così. Beh, io direi di sì. Allora, intanto ora addirittura. Ma che era per dire che puoi scolpire style influence? Sì. Addirittura gli puoi dare un nome di un illustratore e te lo fa con lo stile di quell'artista. In che senso? Tanto che rispondi, praticamente io mi fondo definitivamente. Sì, definitivamente questa gamba. Vedi la differenza tra un manichino della Lightbox, se
Se voglio un cavaliere fatto con uno stile franzetta. Ah, sì, certo, però lo devi fare prima tu, glielo fai vedere, dici questo è il tuo stile, come intendi? Che intendi questo? E lui te l'accetta o meno? Gli dai il comando e lui lo disegna con il suo stile. Ah, beh, già, giusto, perché questa a sto punto è intelligenza artificiale. E poi, ma è la famosa intelligenza artificiale quella che fa, impara, lui impara, il suo stile e lo disegna come lo farebbe lui. Ho capito, ho capito. Ma questa è la famosa intelligenza artificiale che fanno parlare tipo le persone, cioè anche personaggi famosi, quelli che adesso si vedono sul telegiornale, ogni tanto fanno vedere queste cose. Io mi sto creando il ginocchio, l'articolazione in questo momento. Me lo smutto, lo pulisco. O sto parlando di un'altra cosa. Quella che, vabbè, ok, mi stai di tutti i nomi di città svedesi per quanto mi riguarda, però mi fido. Ok, scherzo, eh? Allora, adesso per fare le cose come piacciono fare a me, mi vado a fondere il piede che io uso per generare concept da mettere per farti generare immagine. Immagini. Allora, Alberto Andrea, ci ho capito una mazza. Vabbè, Alberto dice la impara nel senso che prende da un archivio le opere di. Ma l'archivio glielo devi dare, cioè glielo dai tu o lui se lo va direttamente a cercare o ce l'ha già? Oh, e sto dinosauro ce l'ha fatta a peperine. Ecco, così. Adesso si vede. L'archivio se lo cerca in rete. Tu non devi fare altro che scrivere un codice. Fa tutto lui. Però tu il codice lo devi conoscere. E questo è il problema dei diritti d'autore di cui tanti artisti parlano. E beh, in quel caso sì. In quel caso sì. Però se tu. C'è il manuale, ma c'è il manuale dove? Dentro il programma stesso? Praticamente ruba il lavoro. No, no. Cioè, no. Cioè, se un artista lavora. No, perché dovrebbe rubare il lavoro? Cioè, facciamo un esempio, beh, di un artista che conosciamo entrambi, no? Adesso metteranno un pixel per distinguere le immagini fatte con la I. Beh, sarebbe ora. Alberto, facciamo un esempio. Un artista che conosciamo, entrambi. Io personalmente perché ho fatto dei concept suoi. E parliamo di. Ma faccio il nome. Vabbè, senza fare il nome, dai. Il disegnatore di un fumetto di cui sappiamo, ok? Io non posso mai, cioè, non credo che l'intelligenza artificiale arrivi a dar problemi a lui. Segui. Lui così come lui disegnatore di quel fumetto in particolare. Perché non lo sì, può copiarlo quanto gli pare, però dov'è che si va a creare il problema, la domanda mia, eh? Non so se mi sono spiegato. Mettiamo il dinosauro.
Ma stai parlando con me o con Andrea? Con Andrea, credo. Io intanto vado avanti, eh. Senza regole diventa il Far West. Ma Andrea già è il Far West. Qui già è il Far West. Allora, fondiamo anche questi, no, questi li sposto, li metto qui, che l'articolazione io ce l'ho qui, così, porto su questo. Ok, qui non va, non funziona bene. Mamma mia. Dammi queste chiappe, no? No, non fate nomi per favore, a parte che la chat non legge nessuno. Ah, qui devo attivare il Dynamesh. Bene, qui una pulita. Siamo al move. Avevo chiesto anche, intanto che voi chiacchierate tra di voi, a Elisa e Fabrizio se gli avesse fatto piacere seguire la chat, ma evidentemente no, perché sì, la chat, la live, ma evidentemente no. Vabbè, pazienza. Poi quella cosa noiosa che è successa l'altro giorno sul Discord, ma un po' l'altro giorno, quando è stato? L'altro ieri. Ma parecchio stranito, Andrea, ma parecchio stranito. Perché purtroppo io sono fatto così, sai, non è un fattore di essere permalosi, perché sono sembrato un po' permaloso, immagino, ma non è un fattore di essere permalosi o meno. Sono già abbastanza corazzato verso certa gente che parte con il pregiudizio. Poi mi è stato detto che Elisa se l'era presa male di sta cosa, si era incazzata addirittura così, come sto dicendo, e nascondo niente, io non c'ho peli sulla lingua, e chiunque voglia, insomma, venire a chiedermi se sto di una cazzata o meno. Se l'era presa male, e allora ho voluto subito chiarire,
lì probabilmente avevo sbagliato io a comprendere quello che diceva l'utente. Ma allora, io ho sentito Elisa. Insomma, ci siamo scambiati due parole su WhatsApp. Lei dice di no. Lei dice di no. Però a me qualcuno mi ha detto sì. Mi ha detto di sì. Ma io non ce l'ho con Elisa, io ce l'ho con chi mi ha detto di sì, perché mi ha detto una gran cazzata a sto punto. Mi ha detto una gran cazzata e credevo che non ne dicesse. Io mi presto, mi do, insomma, per il bene di tutti, per il bene soprattutto del modellismo, poi cerco anche di entrare in empatia con la gente, no? E poi mi vieni a dire certe cose che magari, sì, potrebbero succedere, no? Elisa si potrebbe pure fare o dal culo di quello che è successo, perché lì lo sbaglio è stato mio. Però se non è successo, perché mi devi dire che è successo? Non so se sono stato chiaro nello spiegarmi. Vediamo un po' di anatomia qua, va, perché se no col move. Elisa mi sa che non stava bene. No, Elisa purtroppo non sta bene da già una settimanella. Però, ripeto, mi è stato detto che se sei incazzata. Cioè che se l'era presa male questa cosa. Poi lei mi ha confermato che non è vero. Io gli ho detto chi è che me l'aveva detto. Lei, poi dopo, è ovvio che lì si è regolata di conseguenza. E, insomma, parlo di ieri. E, insomma, io comunque non è che l'ho presa bene quella cosa. Perché quel Cristianuccio, insomma. Sì, per carità, voleva dire tutt'altra cosa da quello che ho inteso io, ma senza meno. Però c'è modo e modo, e anch'io avevo modo e modo di dovermi, cioè di chiedere che intendeva, per carità, lo capisco benissimo. Però che poi mi squilla il telefono. Vabbè, lasciamo perdere, perché sennò dopo mi ci riavveleno il fegato. Perché poi con certe persone, ti ripeto, io mi presto, mi do, eccetera, poi dopo però se vedo che sei incazzato, chiudo, chiudo, ma definitivamente. Va bene. Allora, intanto gli diamo un po' di anatomia, gli diamo un po' qui sotto i volumi, qui tolgo e qui metto. Stamattina si è presentato Danilo, si è presentato Fabio Naschino, Fiorenza, su Discord. Dai, su, che diventa una gran bella vetrina. E lo può essere per tutti, eh. Ma guarda, io non sono a conoscenza di questa cosa, nel senso che, nel senso con cui hai parlato, nel senso con chi hai parlato, scusa, con gli occhiali, non mi sembra corretto parlare a vuoto, lol. Sì, ho visto. Parlare a vuoto, che io sto parlando a vuoto? No, non voglio fare nomi, se intendi questo. Ho semplicemente detto quello che. Perché sono stranito? Là. Non sto parlando a vuoto.
Non punto il dito a noi contro nessuno, anche perché non mi interessa. No, no, dico che... No, no, non mi sembra corretto che io parlo a vuoto, senza conoscere i fatti. Ah, ho capito, ho capito. Vabbè, ma poi se pure poi dopo magari ti racconto quello che è successo, non lo so, perché sai che c'è, io mi fido di tutti. E questo è il mio più grosso difetto. No? Perché tante volte fidarsi è un'arma a doppio taglio. Dice bene mia moglie, sono un coglione. Alberto! Oh, almeno ci si stranisce Alberto qui, porca miseria. Immagini, mi parte Alberto da Vicenza e conquista Roma. Ci sei? Mi sa tanto che l'ho piegato un po' troppo, che dici? Che dite? Vedendo come sta lui, vedendo... Allora, questo è l'asse della testa. Poi c'è il collo, ecco che mancava deficiente, scusate. Io sono intrippato con occhi e capelli di octopus. Octopus, ah, ma tu sta a fa dottor octopus, strafigo. Ti ho detto, guarda, se, guarda, sta avvenendo bene. Se riesci a fargli quelle transizioni, mamma mia, chi è? Guardo solo chi è, perché se è chi penso io non rispondo. Ah, no, no, il buonello, un attimo, vado veloce. Conello Rivieccio. Si fatte ieri, c'è molto meglio. Che me l'avevi mandato su WhatsApp? Non mi ricordo, l'ho visto sulla storia. Allora, qui gli dobbiamo fare il collo. Però è pure vero che c'è la gobba e francamente non mi piace. WhatsApp, mi sa che il busto piegato diversamente. Il busto è piegato diversamente. Fammi vedere sto dinosauro. Se... Allora, questo è l'asse del dinosauro. Queste sono le chiappe, se si piega così si ammazza. È vero, Andrea. Allora, lui deve stare così. Poi, deve fare una torsione. Maledetto. Deve fare una torsione, vediamo. In questo modo, così e così, e un po' più in avanti. Vediamo. Allungato leggermente, così. Vediamo adesso se e la testa, ho detto la testa, deve venire più su, qui. Ok.
Oh, mi dai sto comando, dai. C'è la penna che è qua. Allora, la testa innanzitutto si più su, però pure più spostata. Non avevo la più pallida idea del lavoro che ci stava dietro ad un modello. La testa è ancora ruotata verso sinistra. Cioè, deve andare più verso sinistra, la sua sinistra, dici? Tanto puliamo la sua sinistra. Beh, no, la sua sinistra dopo va fuori asse, facciamo così. Proviamolo, proviamolo. Creiamogli un po' di collo. Stringiamoci qui. Facciamo così. Richiamiamo il Dynamesh. Ma no, più verso sinistra, Andrea. Dici? Mi sembra che. Fammi provare un po' a dare più volumi qua. Vediamo. La tua sinistra, la mia sinistra è questa, la sua sinistra è questa. Se è la mia sinistra va fuori asse, eh? A meno che non lo porto più avanti e lo abbasso. Proviamo un po'. Innanzitutto abbassiamolo. Così. Portiamolo un po' più avanti. Ecco. Già credo che. Vediamo, diamo volumi. Più volume, ma mi sembra che il modello non era nella stessa posizione della reference, per quello non ti tornava. Infatti, non era nella stessa posizione della reference. E questo, ti ripeto, è relativo perché poi, non essendo una vera e propria commissione questa, ma è un soggetto che voglio realizzare io, posso, tranquillamente, però tu dirai, poteva essere una commissione. Beh, se era una commissione, allora sì, era diverso. In questo caso però io non mi ci accorgo più di tanto, Andrea, perché come nel caso degli ultimi che ho terminato, i personaggi quelli senza fare i nomi dei fumetti, la reference era quella e dovevi stare dietro a quella reference con tutto che era in 2D, anche questa in 2D, eh. Però lì dovevi stargli dietro perché giustamente il committente li voleva così, anche se purtroppo quello che fa in 2D non riviene mai in 3D, o ci puoi provare quanto vuoi, ma almeno a me, poi è naturale che se cioè magari c'è qualche artista che sicuramente, e ce ne stanno a decine più bravi di me, magari riescono, sai. Nel caso specifico, nel caso di questo, possiamo aggiustarlo anche dopo con le braccia. Adesso non ci sono le braccia, perciò non c'è la sella, non c'è la sedia, non ci sono cose. Ad esempio, ti faccio vedere una cosa: il giullare praticamente da reference è diverso. Ti faccio vedere che da reference io praticamente ho modificato, vado ad aprire il giullare, l'ho modificato come
meglio mi piaceva a me. Allora, da reference, lui è così. Ok? Facendolo così, come da reference, vedo che praticamente lui. Allora, schiariamo un po' st'immagine. Lui che c'ha? Allora, c'ha questi. Come si chiamano i cosi del giullare? Vabbè, davanti la faccia. Quindi il pittore qui diventerà deficiente a dipingerlo. E io che cosa ho fatto? Ho semplicemente liberato il viso, cioè il viso, la maschera. Ok? Aprendo ste, io non so come si chiamano, vabbè, dove ci stanno i pompon qui, che sei i suonerelli. Se guardi il panneggio di questo giullare, di questa reference, vai a vedere che lui è molto scarno, perché allora qui è scavato, questo è il corpo, qui e qui. Questo che si vede dietro è nient'altro che un violino, quelle chitarrelle che avevano loro. Io gli ho fatto un violino perché poi gli metterò anche, io gli ho fatto un violino perché poi metterò anche il bastone. Come si chiama il bastone? Cosa per il personaggio, il violino? Però che dovrà essere un'arma, visto che lui già. È tipo il pazzo della Bibbia, che c'ha un coltello e sta falce, e quindi me lo sto modificando a mio piacimento. Lo stesso discorso vale per il panneggio dell'abito, no? Qui vedo, allora, ad esempio, no? Qua nella reference lui ha, e questo mi piace, una sorta di bracciale. Sarà di cuoio, quello che sia, no? Con delle cinghie. Qua no. Io qua già me lo sono preparato. Eccolo qua. Già ho iniziato le pieghe del braccio e quanta. Tutto questo per dire praticamente che se non sono commissioni particolari, in questo caso no, me la gioco un po' come voglio. Come anche nel caso tuo del cagnolino, no? Lì non, io fossi io, non, va, non andavo a vedere precisamente, cioè, capito? Così come l'orecchio, sì, è bello farlo così perché magari ce l'hai così e funziona come nella reference, mentre invece io l'avrei piegato in un altro modo. Se mi piaceva in un altro modo, se mi fosse piaciuto in un altro modo, io non guardando per un attimo questo qui, sto elfo, ho notato, riguardandolo, che ad esempio, a differenza della reference, che ha le orecchie dritte, orizzontali, io non gliel'ho fatte orizzontali. E allora gliela andiamo ad abbassare. Queste cose si vedono tutte, tante volte staccando gli occhi. Capisco che se non c'è il cliente che ti richiede precisione, hai libertà di fare come ti pare. È quello il concetto, no? Poi è naturale che devi, se c'hai una reference che ti piace, allora là cerchi sempre di rispettare quanto più puoi quello che stai vedendo. In questo caso lui non, ma un altro esempio è, io non so che c'ha sotto questo, se c'è una cosa meccanica, uno steampunk, per cui potrebbe averci una cosa meccanica, un animale, quello che sia. In questo caso noi abbiamo di fronte, cioè gli ho fatto sto dinosauro, sì, poi tra l'altro il dinosauro qui avrà una corazza, quindi diciamo tipo un elmo che gli farò sopra, ci sarà la sella, non dietro forse nulla, però l'importante è coprirgli
diciamo il muso, no? La testa, c'è cioè la parte alta della testa, il muso, senza andare a toccare queste due creste, fare una corazza qui, squamata o capito? Qualcosa di figo. Diciamo che deve venire, per quanto riguarda, deve venire un elaborato che funzioni e come nel caso mio faccia ride. Questo deve far ride. Deve dire, mazza, bello, carino. Mi interesserebbe dipingerlo il modellista, cioè il modellista magari che lo vede quando lo presento, se lo presento, vediamo se viene come dico io, se non viene come dico io. Allora lì mi interesserebbe semplicemente solo quello, perché fondamentalmente sì, l'hobby, però una pasta asciutta. E non mi dispiacerebbe produrlo, devo dire la verità. Poi non so se in STL o addirittura stampato in resina bicomponente, non lo so, quello vediamo poi dopo. Adesso diamo un po' di forma anche al corpo. So che qui c'è il braccio che viene qui, quindi gli vado a creare già la spalla, no? Ma che ora è? Mezzogiorno meno un quarto, già mi chiama mia moglie. Che mangiamo oggi? Oggi mangio come i manuali, davvero. Vabbè, 1 ora e 20, dai, 1 ora e 20 per non fa niente. Poi, tra l'altro, beh, abbiamo fatto le scarpe, facciamo lo stivaletto. Sparate fuori le idee, che stivaletto faccio? Che stivale faccio? Stivale corsaro, stivaletto da elfo. Ce lo andiamo a cercare? Andiamocelo a cercare. Immagini. Maletto elfo. Io ce l'ho. No, che mi ha trovato? No, no. Stivaletto fantasy. Vediamo che troviamo. Dai, vieni. No, 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 c'è questo, però questo, c'ho i tacchi a quello che ho fatto io. Questo intendevo. Da Gengis Khan. Vabbè. Allora scriviamo, come so gli stivali di... No. E dai, casinista scritto bene? No, Gengis Khan ce l'aveva al ginocchio. Quello con la punta arricciata. No, quello non è Gengis Khan. Quelli sono arabi. Gengis Khan era mongolo. Mongoli non ce l'hanno punta arricciata. E poi noi abbiamo una reference da dover seguire. Senti. Sai, famo. Sai che facciamo? Ce lo inventiamo di pezza. Ok? Allora, andiamo sulla gamba. Qui c'è il ginocchio. No, il ginocchio sta più dietro e più su. Qua c'è il ginocchio. Anzitutto. Sì. Penso. No, che ignorante, tranquillo. Innanzitutto facciamolo tagliato di fianco.
Rosy. Su tutti e due i fianchi? Sì. Sì, poi magari gli facciamo una cucitura. Quindi dobbiamo accorciare il taglio. Così. Dobbiamo esestrarlo. Vediamo un po'. 0,005, quanto ce lo dà? Mi stai bene. Allora andiamo a cancellare questo. Ok, riprendiamoci il nostro stivaletto, io me lo riempio. Andiamo a vedere il Polygroup, me lo riempio. Dell'Aide Closol, me lo ziremescio. Così. Anche se non andrebbe fatto che lo tiro su così, perché per gravità lui deve scendere così. Sembro Barbieri o chef quando dice così. Quando dice così, cioè quando dice sta cosa, mi sta tanto sui coglioni, lo dico pure io. Vedi, questo è il karma, eh. Abbassiamo un pochino qui. Andiamo a rivedere. Ok, e adesso ci divertiamo a modellarlo. Almeno facciamo solo questo, così poi questa è la scarpa e questa. Mergiamolo. Vediamo il Dynamesh. A quanto ce l'ho? A 128 lo alziamo. Una pulita, troppo basso. Alziamolo di più. L'ho portato oltre i 2000, per cui adesso ce lo possiamo modellare per bene. Nostro bel standard. Vediamo, due tre pieghette. A ogni piega corrisponde una contropiega. Vedi Andrea, quello che dicevo prima, in questo caso questo stivale io non lo posso salvare perché sta in posa. Se lo vai poi a mettere in una libreria per poi riprenderlo per un altro soggetto, già te lo ritrovi così in posa e non funziona. Se era dritto, allora in quel caso sì. Ma in questo caso non si può fare. E allora, di volta in volta, mi diverto a modellarli. Allora, questo soggetto è nato per gioco, ok? Come tutte le cose, le cose che possono essere più o meno importanti, no? Nascono per gioco. Però non è detto, qui mi sembra che tutti gli accessori sono particolari. Allora, se l'accessorio, allora io ho sempre detto, poi mi pare che ne abbiamo parlato, non è importante per quanto mi riguarda, parliamo sempre di me, per quanto mi riguarda non è importante realizzare una buona struttura a livello poligonale, quello è fondamentale, ok, e quelle sono le basi, ma io ho sempre detto che se
se non c'è il dettaglio, se il dettaglio non è fatto bene, cioè, o quantomeno che possa essere soddisfacente per me, allora il pezzo non funziona. Diciamo, quello che hai fatto, hai buttato del tempo, cioè, nel senso che questo personaggetto qui ha 2000 impicci. Io adesso sto lavorando solo sulla base, no? Stiamo iniziando adesso, è un embrione, ma quando ci avrà tutti, l'abbiamo detto anche l'altra volta, ad ogni piega uno contropiega, ora ogni volta che dipingo mi torna in mente. Eh sì, Alberti, vedi, se io non avessi fatto questa scavata, cioè scavando qui, togliendo qui, era inutile, guarda, lo faccio qui. È inutile che io faccio questo, poi lo togliamo. Se ci piace, se non faccio questo, ok? Però la contropiega qual è? È questa, ok? Ecco che già funziona meglio. Se io non gli avessi fatto questo così e riportarmelo su, ma quasi quasi gliela lascio. Riportarmelo qua, scavando un po' qui, eccolo qua che gli diamo più movimento, anche se poi va sistemato, va aggiustato. Adesso io sto lavorando sempre con una densità alta, i poligoni, quindi se richiamo il Dynamesh, sì, è abbastanza pulito, però è lavorabilissimo. Vedi già come funziona? Ta, ta, ta. Io adesso l'ho fatto piega e contropiega di X. Perché? Perché qui ci sarà un bordo poi, no? Perché lo stivaletto avrà un bordo. Qui. Così. Poi ce lo andiamo a prendere. Vedi, vedi Andrea, io non uso il... In questo caso non sto usando lo Z-Modeler. E qui lo Z-Modeler, per chi lo sa usare, gli facilita la vita per fare questo bordo, gli facilita la vita in un modo incredibile. Io non lo so usare, dico proprio, cioè, io se lo vado a prendere, lo stai? Se vado a prenderlo, non saprei proprio dove andare a mettere le mani. Sai, sui target, sui cosi, non... boh, non lo so, francamente, a parte il fatto che, vabbè, non è decimato, e vabbè, però non saprei proprio, perché non l'ho mai, non ci ho mai avuto intenzione di impararlo, anche se lo so che è sbagliato, perché conoscere la funzione Z-Modeler è fondamentale, per uno scultore 3D, sì. Ma io mi sento ancora molto tradizionale. Allora utilizzo, come ben sapete, il d'accordissimo, ma per fare le pieghe o il bordo, che intendi? Parlavo dello Z-Modeler, intendi quello? Fare pieghe e bordo con lo Z-Modeler. Per lo Z-Modeler, e come le fai? E come le fai le pieghe con lo Z-Modeler? È una domanda, è una semplice domanda. Non è un'osservazione. Che sappia io lo Z-Modeler. Allora, duplichiamo il pezzo. Andiamocelo a vedere. Allora, per usare lo Z-Modeler innanzitutto devi avere una densità di poligoni molto bassa. Quindi gli diamo uno Z-Mesh. Adesso io lavorerei con lo Z-Modeler, ma come, per esempio, no? Come fa? Io voglio fare una piega qui. Come la faccio?
di che cosa, cioè, che comando devo andare a prendere qui? Cioè, allora, insert, vabbè, col QMesh so che ci si fanno più delle cose. Per me questo, io l'avrei con il polygroup. Oh, anche quello, in che modo? Bisogna vederla insieme sta cosa, per disegnare la parte alta della piega con il polygroup. Quindi andarti a dividere, andarti a sezionare nel caso specifico lo stivaletto con i poli con lo slide curve non mi veniva, infatti andiamo a prendere. Beh, prendiamo cioè, nel senso, tu, a parte il fatto vabbè, che a me non mi funziona cioè, in questo modo, nel senso, non mi funziona, a me non mi funziona il pulsante, il pulsante mouse nella penna. Così intendi? Con il lazzo, ma anche il lazzo. Vabbè, io te l'ho fatto vedere adesso, ti ripeto, non funzionandomi il coso del... Vediamo un po'. Niente, lasciamo perdere, sennò divento deficiente io. Poi magari ne parliamo. Parliamo, perché io devo queste cose devo imparare, eh? Perché magari mi salvano ore di lavoro, sicuramente. Le pieghe nel disegno con il pennello con una mesh come quella che ha appena fatto. Io però di solito faccio i bordi, però così basso tutto con le argine mesh, sì, così come ho fatto, e uso il divide e disegno le pieghe. Non ho capito Andrea, magari se tu sai usare, poi magari lo facciamo se abbiamo 5 minuti, no? Se tu sai usare la condivisione schermo, magari mi puoi far vedere così come lavori tu. Ma fai il cavallo da corsa? La tastiera, no? Ma e certo, ne parliamo a voce, quello che dicevo, perché se no così scapocci davvero che la tastiera. Immagino, no, a me piace conoscere cose nuove, tecniche nuove, ripeto, perché potrebbero complicarmi e non poco la vita, cioè potrebbero facilitarmi e non poco la vita, perché così io sì, a me piace poi, già detto, mi piace lavorare in maniera classica, ok? Quindi andarmi a creare di volta in volta, smuttarmela la piega, qui ce ne sono troppe, ad esempio qualcuno la devo togliere qui, anche questa è troppo esagerata, quindi la abbasso un pochino, alzo questa perché qui piega va verso questa zona e qui si sovrappone, o addirittura tante volte faccio di questo, io mi maschero questa zona, la chiudo, mi vado a prendere il move e vado a farlo sormontare quanto basta, così richiamo il Dynamesh, poi magari gli fai, però deve funzionare, gli fai pieghetta qui. Così, già gli abbiamo dato un po' di movimento.
poi qui risali, sì, in maniera tale che questo qui, qui scavi un po', sì, sicuramente Andrè, io mi complico la vita, però posso dire una cosa, ma io quando vedo magari che il pezzo a me piace, però deve piacere a me, prima che gli altri, io sono contento. Sì, ho fatto il mazzo, quello che te pare. Per esempio, io ad Alberto, e già l'ho detto un'altra volta, mi pare, gli devo finire un pezzo tutto corazzato, cioè con una corazza non finisce mai. E ancora non è pronto. Perché? Perché ancora non sono convinto. Dico, bene, Albè, quant'è che aspetti? Un paio d'anni? Ma quelle sono scelte di come piace lavorare a te. È ovvio, certo. Se poi vogliamo essere, magari facendo il corso, cercando di seguire, è quello che dicevamo l'altra volta per telefono, no? Sì, significa che sono 2 anni che aspetti. Perché tutto il resto è pronto, ma sta in vetrina, non ti posso spostare la cosa. Ma sai che non ti do, che non do fretta agli artisti. No, ti ringrazio, no, ti ringrazio soprattutto per l'artista. No, ti ringrazio che non dai fretta. Sei una persona speciale, veramente, ma non per questo, ma in generale, l'ho sempre detto. No, anche perché chi ti mette fretta, poi si deve accontentare di quello che gli dai, eh? Pure se gli hai fatto una fregnaccia, o vuoi, ti è. Questo è. Poi però non mi puoi venire a dire, no, perché no, qui e lì, e qui e sopra e qui e sotto, capito? Vabbè, è un messaggio in codice, quello che ho dato. E sta a 1 ora 39 minuti e 7 secondi il messaggio in codice, per chi lo vorrà vedere, chi lo deve vedere, non chi lo vorrà vedere. Allora, visto e considerato che mia moglie continua a chiamare, tanto ci allarghiamo un po', perché poi sì, mi chiama, però io se parto col progetto, con la cosa, non. A me non arriva pure i carabinieri, ma non mi fermo. Visto e considerato che mia moglie continua a chiamare, abbiamo cominciato a dare una posa al signorino, al nostro amico. E abbiamo fatto uno pseudo stivale che può essere anche simpatico. Poi qui facciamo tutto un bel panneggio. Fondiamolo subito. Questo con questo. Vediamo come si presenta. Dov'è l'altra gamba? Sta qui, sta qui. Fondiamo anche l'altra gamba. Dai, ci può stare. Dopo me lo lavoro qui. Lo fondiamo insieme e poi me lo modellerò. Diamogli il Dynamesh 750 basso. Va bene. In maniera tale che posso smuttarlo come voglio. E teniamo comunque bassi la risoluzione. Poi qui andremo a lavorarlo. Io per oggi mi fermerei. Che dite? Adesso nel complesso, no? Come sta? Beh, però in tutta onestà, cioè non. In tutta onestà, come vi sembra?
Io chiedo sempre perché a me serve sapere. Mi piace? Si avvicina un po' a, diciamo, all'idea. Mi dovrò alzare un pochino il ginocchio, bello e simpatico. Alberto dice che bello e simpatico. Secondo me sta venendo bene anche Andrea. Allora, oh, siamo 3 contro 0. Contro uno, quello che guarda ma non parla. Che saluto, perché tanto non sono io perché non ho disattivato la mia presenza, il mio collegamento. Cioè, no, il collegamento. Vabbè, non so come si chiama. Quello là. Vabbè, io mi fermerei qui. Per oggi, anche perché è sabato, e magari vabbè, ci vediamo su Discord. Andrea, poi magari ci sentiamo per magari per il fatto. Aspetta, ma anche per quei programmi che mi hai mandato, i nomi dei programmi che mi hai mandato su WhatsApp. Torniamo qui e mettiamo il faccione, così almeno ci vediamo la faccia. Ci sentiamo, dai, mi spieghi come funzionano, magari se riesco io poi, tra l'altro, perché presumo che sia una cosa abbastanza complessa. Se per te va bene. Allora, per oggi vi saluto. Siamo sempre collegati tra di noi tramite Discord, eccetera. E niente, dai, vediamo un attimo se posso farne un'altra domani, se Dio vuole. Magari c'è qualcun altro, però a noi non ci interessa, è importante che siamo pochi ma buoni. Ok? Allora, ragazzi, buona giornata, buon sabato e grazie di avermi seguito. A domani, se Dio vuole, vediamo un attimo. Ok? Ciao ciao ragazzi.